Vediamo adesso le proprietà degli specchi convessi e le lenti divergenti. Lo specchio convesso fa allargare tutti i raggi riflessi che provengono dall'infinito. Parallelamente all'asse ottico li fa divergere, però li fa divergere con un angolo tale per cui ciascun raggio riflesso, se prolungato all'indietro, va a finire nel fuoco. Cioè tutti questi raggi riflessi, se noi li prolunghiamo all'indietro, i loro prolungamenti geometrici vanno a finire nel fuoco dello specchio. In questo caso il fuoco è detto virtuale perché non focalizza i raggi veri, come nel caso dello specchio concavo, ma focalizza soltanto i prolungamenti geometrici all'indietro dei raggi veri. Perché i raggi veri in realtà non si focalizzano in quanto si allargano. Divergendo non si incontreranno mai in nessun punto. I loro prolungamenti all'indietro, che sono una pura costruzione geometrica, invece vanno a finire nel fuoco. Quindi un fuoco virtuale con focale negativa. La focale, come sempre, è la distanza tra il vertice e il fuoco. E per convenzione in questo caso viene considerata una distanza, una focale negativa. Qui vediamo uno di questi raggi che arriva dall'infinito parallelamente all'asse ottico. Incide in questo punto, qui tracciamo la normale alla superficie, il raggio si riflette con un angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza, però si riflette in modo tale che il suo prolungamento all'indietro va a finire nel fuoco virtuale dello specchio. Qui vediamo uno dei raggi che utilizzeremo più avanti per costruire l'immagine delle sorgenti luminose, immagini prodotte da specchi convessi come questo, che noi immaginiamo sempre per semplicità come una calotta sferica, quindi non più uno specchio convesso parabolico ma sferico. Allora abbiamo un raggio di luce che arriva, incide perpendicolarmente allo specchio, cioè questo raggio incide praticamente lungo la normale, perciò si riflette indietro esattamente su se stesso perché l'angolo di incidenza vale 0 e l'angolo di riflessione pure. Dunque questo è un raggio che se non incontrasse lo specchio o se lo specchio fosse trasparente arriverebbe fino al centro dello specchio sferico. In realtà incontra lo specchio, viene riflesso prima e viene riflesso perfettamente all'indietro sul suo stesso tragitto perché incide in maniera perfettamente perpendicolare alla superficie.